Ciao a tutti! È da giorni ormai che va di moda il fidget spinner. Ormai si sente parlare di quel rotante oggetto antistress ovunque. E non poteva mancare anche su Minecraft. Quindi, quest'oggi vi mostrerò come costruire un fidget spinner, senza l'utilizzo di mod. Quello che ci serve sono semplicemente dei command block. La riga che dovete scrivere in chat per ottenere il command block la potete trovare nella descrizione di questo video. Dentro questi blocchi dobbiamo immettere tre diversi comandi. Scriverò anche quelli nella descrizione del video. Come potete vedere, una volta attivati i command block con un qualsiasi segnale di redstone, essi faranno comparire tre supporti per le armature in diverse posizioni, su cui ci sono tre pulsanti di pietra. Quello che dobbiamo fare ora è prendere questi tre blocchi, stando attenti a cliccare CTRL più tasto centrale del mouse, in modo che mantengano il comando che hanno dentro. Se riuscite nell'intento, potete vedere sotto il nome del blocco la scritta più NBT. Ora, scaviamo due blocchi al di sotto del nostro tavolo o ripiano e rimettiamo il pavimento. Successivamente, mettiamo uno a uno tutti e tre i command block che abbiamo fatto e attiviamoli. In questo modo vi uscirà una cosa del genere. Come ultimo passo dobbiamo rendere invisibili i supporti per le armature. Lo facciamo grazie ad un codice che potete trovare nella descrizione di questo video, che è la funzione di far diventare invisibili tutti i supporti per le armature nel raggio di 5 blocchi. Ed ecco qua il nostro fidget spinner. E si può fare anche in modo che sia fatto di legno, semplicemente sostituendo il pulsante di pietra con uno di legno. E noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!